Sono Diego Valente, sono nato nel 1979, sono di Milano e lavoro in Banca Mediolanum dal 2006 come social media e digital PR manager. Amo molto il mio lavoro, sono un comunicatore e credo molto nella comunicazione. Adoro lo sport, pratico il pugilato. Io sono ambizioso, gli inglesi dicono I'm not cocky, I'm confident. Torno al 2004, mi iscrivo a Scienze Politiche, ma non era la facoltà che avrei voluto fare. Alcuni miei amici partono per l'Australia, io mollo l'università e parto per l'Australia, dove sto poco più di un anno. Lavoro, cerco di viaggiare, di fare maggior numero di esperienze. Per darvi un'idea, ho fatto 2 mesi in giro su un furgone. Quando torno, mia moglie aveva già fissato un colloquio, che poi abbiamo scoperto era per Banca Mediolanum. Quindi io l'accompagno e ricordo come in agenzia mi chiesero se avessi voluto partecipare allo stesso colloquio. Va molto bene il colloquio in agenzia e ci mandano per poi fare l'assessment in banca direttamente. La prima volta che arrivai a Basilio fu per l'assessment. Anche questo aspetto è divertente perché io arrivavo dall'Asia e quindi da un anno e mezzo in infradito, pantaloncini. Non avevo assolutissimamente nessun abito di lavoro, quindi mio padre mi prestò i suoi abiti, straconvinto che mi volessero proporre di fare il consulente finanziario. No, guarda che ti stiamo chiamando per rispondere al call center, no? Quindi per fare quello che poi è il banking specialist. Una settimana dopo ero in azienda. In maniera un po' orgogliosa mi arrabbiavo, definivano il mio lavoro come quello del normale operatore del call center. In realtà la preparazione in quei 2 mesi prima di entrare in team è paragonabile a quella delle persone che solitamente ti accolgono nella normale filiale nell'ufficio privato in cui vai a fare gli investimenti. Perché no, non è neanche quella del cassiere, è molto più profonda. Si parla di investimenti, di prodotti, si fanno movimenti sui fondi. Se vai alla cassa non fai un aggiuntivo, al massimo fai un bonifico. Già l'ambiente fisico è d'impatto, perché siamo in molti palazzi, una struttura comunque immersa nel verde, ti permette anche banalmente di arrivare prima al mattino, farsi una corsetta. Ci sono dei corsi fatti per i dipendenti, quindi io lo paragono a un campus universitario. Mio figlio, che dovrebbe arrivare a fine febbraio, andrà sicuramente al Baby Med, cioè l'asilo nido aziendale. Vuol dire pensare non solo a te come dipendente, ma alla tua famiglia dal momento in cui arrivi, da prima ancora. Mio figlio non è ancora nato, io l'ho già iscritto all'asilo. Mentre lavoravo al banking center, chiesi la possibilità di frequentare un corso serale, nonostante i turni, in marketing. Un anno dopo, 2010, passai all'ufficio stampa. Passai da una dimensione molto strutturata, in cui comunque c'è sempre una particolare attenzione, una particolare cura nei confronti della risorsa, del dipendente, del ragazzo del team, a una dimensione in cui in realtà bisognava diventare professionisti, bisognava farlo in fretta e in un ambiente che storicamente in qualsiasi azienda è tosto. Oggi faccio il social media manager. Mi trovavo all'ufficio stampa, forse avevo profilo adatto e venni sostanzialmente messo all'interno della struttura che si occupa dei social media. Ai tempi fu particolare perché eravamo in 3 ed eravamo una vera e propria startup all'interno dell'azienda. Era un po' pionieristica la cosa perché in realtà non c'era una letteratura sull'argomento e quindi ogni giorno scoprivamo nuovi strumenti, nuovi tool da studiare e eventualmente da applicare e anche le tecniche di comunicazione, quindi è stato molto divertente. Divertente perché potevamo sperimentare. Di solito si pensa alla banca come a un ambiente molto strutturato, molto formale, ma in realtà poi soprattutto il mio lavoro è molto liquido, quindi ha necessità di informazioni da molti dipartimenti e quindi diventerebbe estremamente complicato seguire una sorta di burocrazia o diventare formali da quel punto di vista. Non credo nella staticità, mi piace molto cambiare, fare esperienze diverse. Ovviamente tutto deve essere in ottica di crescita. Credo di essere comunque nell'azienda giusta. Il posto di lavoro è il luogo dove passiamo più tempo. Quindi io vedo molto più i miei colleghi che la mia famiglia. All'aumentare del tempo possono aumentare i momenti di sconforto piuttosto che di crisi o anche semplicemente la voglia di avere un cambiamento quando magari non arriva. L'azienda mi ha sempre dato l'opportunità di superare questi momenti, o meglio le condizioni. Poi le opportunità bisogna coglierle, bisogna avere le capacità di farlo. Lavorare in Mediolanum
veramente avere un'azienda costruita intorno a te. Uso un claim di comunicazione che è poi il mio lavoro, però è effettivamente così. Siamo veramente circondati da situazioni che rispondono alle nostre esigenze.